Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Di recente Sony ha comunicato che il servizio di PlayStation Now verrà supportato dal 1080p, quindi tutti i giochi avranno una definizione Full HD. È un inizio per cercare almeno di avvicinarsi un poco al Game Pass, visto che c'è una notevole differenza fra i due servizi. E sperando che magari il servizio PlayStation Now tendi a migliorare parecchio. I prezzi naturalmente resteranno sempre invariati, ve li faccio vedere, sono sempre questi qui: 12 mesi il pacchetto 60 euro, 3 mesi 24, un mese 10 euro. Se non ricordo male, la prima settimana dovrebbe essere gratuita. Nel frattempo vi dico che ho fatto la prova su una connessione. Non la mia, ma su una un po' più debole, una 200 mega, vi lascio vedere la velocità di connessione, per provare a vedere quanto possa funzionare questo Full HD in streaming. E proveremo Horizon Zero Dawn per vedere naturalmente come funziona. Per cui direi di non lo scarichiamo assolutamente, andiamo in streaming e vediamo. Naturalmente lui ci dice di scaricare il gioco perché aumenteranno i divertimenti. Questo già denota a loro sfavore, perché se mi fai vedere uno streaming, ma vediamo dai. Ah sì, infatti mi ricordavo che partisse già subito forte, senza, nel senso che ci dovrebbe già essere subito un filmato, quindi in teoria non dovremmo perdere tempo, poi magari vi faccio vedere anche una parte dove c'è un gameplay per vedere come si comporta, visto che sullo streaming c'è sempre un pochettino di carenza. Vabbè, vediamo. Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Un po' ha scattato qua, eh. Saremo pignoli, pignoli, pignoli. Cattivo. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma Anche se vi dico la verità, lei lo ripeterà? i dubbi non ce l'ho nei filmati, i dubbi ce l'ho nel gameplay, perché è lì che di solito soffre di più, eh. Di Qua per solito è esempio la madre a sgrana un fare po', eh. l'annuncio, se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù, altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi Ogni tanto è perde, poi rimasto si lo splendore riprende. del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia, ma con le macchine un'altra cosa. Devi essere umile e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. Vabbè, però non sembra male. L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale?
so se ci permette anche di saltare, eh. Non credo ci permette di saltare. No, 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 in No. piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi Non ci parlare permette di con me. saltare. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata? Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei? Beh, sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora! Oh madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Aloy! Che il suo nome sia benedetto. Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna Che a scellerata, volte quella perde un bambina è po', una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! eh. Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì! Nessuno ha parlato di amore! Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei Conosco i tuoi? miei doveri verso Senza loro informazioni, e senza consultarci. Oh, ci hai Sono qui pensato a lungo, non è e così? dovunque andrai. Scorretta, Ti disonesta, seguirò. tu sapevi esattamente ciò che stavi facendo. Vabbè, ma ci dobbiamo. È qua, per esempio. Forse nella fluidità a volte perde un po' tanto, eh. Però obiettivamente è un inizio perché mi rendo conto che non è semplice. Aloy! Aloy! Qua ci andiamo un po' in difficoltà, secondo me. Tanto in difficoltà qua. C'è tanta roba, erbe, infatti qua già un po' ogni tanto mi perde. Troppa erba, troppi dettagli. Però. Ma quante belle bacche! Sei un bravo raccoglitore, vero, piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po', hm? Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata, bisogna ignorarla. Ok, qua possiamo saltare almeno, eh. È una specie di grotta. Ok, voglio vedere come si comporta nel gameplay. Visto che qua è anche abbastanza scuro. Per esempio, Sembra stretto, ma posso farcela. cioè, qua ogni tanto andiamo un po' in difficoltà. Queste sembrano rovine del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. Rocco, non voglio che vada in posti del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. È un po' strano, vi dico la verità, nel senso, non vorrei che tipo a volte ci fossero dei ritardi che sembrano. Però qua magari ancora spazio chiuso, magari nello spazio aperto potremmo andare un po' meno in C'è difficoltà. qualcosa più avanti. Che cosa c'è? Una persona morta. C'è qualcosa che lutta. Però mi aspettavo di peggio, vi dico la verità.
qua in teoria qui dovremmo vedere bene, eh? Particolari ce ne stanno una marea. Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesce? Allora, personalmente io non dico non male. Devono ancora migliorare, secondo me. Però è un inizio. Almeno hanno capito che forse la strada giusta è quella buona. Magari aumenteranno il dettaglio, la qualità, sicuramente anche il prezzo. Boh, ma quello è normale. Vabbè, scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bye.